Baggio, Baggio, si gira, Baggio, 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 gol! Gol di Roberto Baggio, buona giocata di Roberto. Della nostra nazionale, in effetti verso gli azzurri di Sacchi, tifosi fiorentini hanno dato ripetute manifestazioni di affetto. È la 12ª partita della nazionale targata Sacchi e Sacchi stesso manda in campo una formazione completamente nuova. Sono parecchie le novità di questa sera, in particolare in difesa il rientro propone come possibile formazione con Rapone Maldini, il tocco per Di Mauro, il suggerimento bellissimo è per Maldini, va subito al cross Maldini, la palla è fuori, arriva in corsa per il gran tiro, attenzione, andrà verificato il funzionamento. Magna, dentro a cercare Baggio, Baggio è per Ales, Baggio recupera il pallone molto bene e poi tenta di beffare il pallone calibrando direttamente in porta avendo visto il portiere avanzato, e ogni volta che tocca il pallone Roberto Baggio ci sono tantissimi applausi che sommergono i pochi fischi. Mancini, Baggio, si gira, Baggio, Baggio tira fuori. Il pallone era carambolato all'indietro per Baggio che ha avuto un buon riflesso e sgusciato via bene, vedete, a Espagna e poi è andato al tiro svirgolandolo un po'. Rivediamo ancora questa azione che ci viene riproposta largo, avete visto Mannini ha chiamato il pallone, difatti da quella parte c'è il suggerimento con grandissimo colpo di testa di Maldini e splendida risposta di Campos, stacco imperioso di Maldini, mandava in avanti e lui ha segnato moltissime reti, attenzione, c'è l'uscita del portiere, la porta è vuota e si rifugiano in angolo i messicani, probabilmente Campos ha toccato anche con la mano, rivediamo, c'è il lancio di Albertini e vedete che probabilmente il tempo, mentre come vedete siamo già in fase di recupero ed ecco che l'arbitro Battà si fa consegnare il pallone e manda le due squadre negli spogliatoio, primo tempo nel quale la nostra nazionale ha giocato a sprazzi, naturalmente occorre anche trovare i giusti equilibri in una formazione molto rinnovata e che soprattutto è costretta a praticare un gioco d'attacco del tutto particolare, visto per quanto riguarda la nostra nazionale è una nazionale nuova per 5 undicesimi rispetto all'ultima presentata da Sacchi con Malta e naturalmente c'è sempre la necessità di trovare dei giusti equilibri, di oliare gli schemi. Sacchi lavora molto sul piano proprio della preparazione della squadra, i movimenti sono ripetuti in allenamento, in effetti comunque signori è parso un po' sacrificato sulla fascia sinistra, attenta che nel Messico c'è Javier Cruz in campo con la maglia numero 15, a largo Bianchi. Mannini combina con Mancini, triangolo fra i due, sinistro, fuori da parte di Dino Baggio. Baggio, Baggio, si gira, Baggio, 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 gol! Gol di Roberto Baggio, buona giocata di Roberto Baggio e al decimo del secondo tempo Roberto Baggio porta in vantaggio l'Italia. Ha mantenuto la calma Roberto Baggio, scrosciano ora gli applausi. È un giocatore che è rimasto nel cuore naturalmente dei tifosi fiorentini, vedete l'ottimo controllo, poi infila nel paletto più lontano, ancora rivediamo, vedete mette fuori causa Ambuis con una finta,
poi dribbla a rientrare Spagna e mette dentro sul paletto più lontano. Ancora gran gol di Roberto. Ancora recuperano il pallone gli azzurri con Mancini, che vede il portiere fuori dai pali e tenta di beffarlo, ma campo gli azzurri, Viarcovo da sostegno. Palla ancora per Roberto Baggio, parata del portiere. Grande intervento ancora di Campos su un altro quiz vincente di Roberto Baggio. Tanto recupera il rilancio, è pronto ancora Spagna a mettere in mezzo un pallone sul quale in uscita Pagliuca. Poi il pallone ancora per Viercovo che lo mette in mezzo e c'è il rischio dell'autogol con la deviazione all'indietro di Esparza e la parata di campo. Eccolo, Parigi, come sapete, è uno dei leader storici di questo. Per signori, guizzo di signori e palla lunga per Baggio. Baggio deve vedersela con Perales, lo punta, lo salta, si avvicina alla porta, tocca in mezzo e il pallone non è toccato da signori. Poi arriva Lentini e il portiere Campos para in due tempi. Grande azione ancora in penetrazione da sinistra da parte di Roberto Baggio. Signori non ha trovato il tempo per la deviazione vincente, è andato poi alla successiva battuta Lentini con parata del portiere Campos. Signori, palla intanto in area, saltano in molti, arriva Baggio, poi Maldini e segna Maldini. Gran tiro di Dino Baggio, respinta distinto di Campos e gol di Maldini, che corona così una prestazione impeccabile con il successo personale. 2-0, 35esimo Maldini. Rivediamo, vedete il pallone fatto da Viercovo, arriva Dino Baggio, bomba, respinta distinto da Campos, Maldini si coordina benissimo e batte in mezza scivolata in gol. Rivediamo Viercovo, attenzione al gran tiro di Dino Baggio. Ora si gioca in un clamore assordante, si avvicina al Messico alla nostra porta e va alla conclusione con questo tiro di Cruz che termina. Viola, ecco intanto Roberto Baggio, mette in mezzo Casiraghi e segna subito proprio Casiraghi, però il gol viene annullato per posizione irregolare. Baggio toccherà per signori, molto lunga la rincorsa di signori, tiro violento e fa il portiere in due tempi, è stato anche fortunato, gli era scappato il pallone che è carambolato più o meno. C'è il tiro dalla bandierina con il colpo di testa ravvicinatissimo di Garcia sopra la traversa, stavolta piazzamento non impeccabile sulla battuta d'angolo, vedete, sul palo più corto, prolungata di testa da Uribe che ha trovato Garcia smarcato a due passi da Pagliuca e viene provato anche dalla nostra nazionale, cioè il corner sul primo palo prolungato verso il centro dell'area è stato utilizzato dal Messico. Abbiamo rischiato di beccare gol proprio all'ultimo minuto, ma intanto la partita è finita, 2-0 per noi, gol di Baggio e di